Il trattamento dell'HIV con le cellule staminali potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta. Una ricerca condotta in Spagna su 6 pazienti ha mostrato che in seguito al trapianto di cellule staminali prelevate da midollo osseo e cordone ombelicale, in 5 di loro non c'è più traccia di un serbatoio HIV latente. Inoltre, a 7 anni da trapianto, in uno dei pazienti non sono più presenti gli anticorpi anti-HIV. Il serbatoio latente dell'HIV è formato da un gruppo di cellule infettate che non producono il virus, ma non sono eliminabili, garantendo così al virus la sopravvivenza nell'organismo ospitante a tempo indeterminato. È ancora presto per dire se le 5 persone siano effettivamente guarite. Prima dovrà essere interrotto il trattamento antiretrovirale e verificare che non ci sia il cosiddetto rimbalzo virale. La ricerca è stata pubblicata su Annals of Internal Medicine, uno dei più importanti giornali medico-scientifici in ambito accademico, ed è stata condotta da scienziati spagnoli dell'ospedale Gregorio Marañón di Madrid e dell'istituto Iris Caixa per la ricerca sull'AIDS di Barcellona. Il paziente di Berlino, pilastro della ricerca. Alla base dello studio c'è il caso dello statunitense Timothy Brown, noto anche come il paziente di Berlino, l'unica persona al mondo che sia riuscita a guarire dall'HIV.